Dopo la spia accesa dall'onorevole Antonio Baldelli sulla mancata rendicontazione dei fondi spesi nelle celebrazioni per il 150° anniversario della morte di Gioacchino Rossini, ieri il vice sindaco di Pesaro Daniele Vimini ha spiegato la situazione rispondendo all'interrogazione in consiglio comunale incalzata dall'opposizione. Vimini ha ricordato come nell'occasione furono istituiti due comitati fra legge ministeriale e legge speciale e la rendicontazione in questione si arenò fra le secche della pandemia. Due comitati che assieme ebbero a disposizione all'incirca 1 milione di euro e che qui si aggiunsero poi i contributi della Regione rispetto alla comunicazione per altri 150.000 che arrivarono in quel caso al Comune. È stata l'occasione per spiegare intanto i tempi della rendicontazione, un comitato riuscire a rendicontare nei tempi il proprio lavoro, l'altro pur avendo predisposto sostanzialmente la rendicontazione non la trasferì, diciamo, nei giorni in cui sarebbe stato ottimale, ovvero a 3 mesi dalla scadenza del 31 di dicembre 2019, perché poi, diciamo, in periodo Covid ci si diede consciamente altre priorità e lo stesso Ministero, diciamo, in quel tempo evidentemente non ravvisò tra le priorità di richiederne conto al Ministero. Questo è avvenuto anche a seguito di un'interrogazione del senatore Baldelli a luglio 2024, cui abbiamo fatto seguire poi al Ministero una rendicontazione puntuale, ragionata anche in 2 step con il Ministero stesso, che ha dato un po' tutte le rassicurazioni e soprattutto tutto il dettaglio. In generale, noi già nel 2019 avevamo raccontato alla popolazione e anche al Ministero l'insieme delle iniziative nella famosa serata Andiamo a Giubilare che si tenne all'Auditorium Pedrotti. In generale sono state celebrazioni che hanno lasciato anche diversi segni concreti, tra cui ad esempio la Steinway, pianoforte importantissimo, acquistato e donato per l'occasione al Conservatorio Rossini, o opere che non vennero realizzate solamente a Pesaro, perché ricordiamo noi, diciamo, coordinavamo un comitato nazionale, ad esempio l'opera Camion, un progetto che portò il barbiere di Siviglia in luoghi anche insoliti per, diciamo, un'opera di questo tipo, come la stazione centrale di Milano, la periferia di Borgo Panigale o Camerino come zona del cratere del sisma dell'epoca.